io sono Bernardo per techzilla.it e oggi andremo a vedere un breve confronto tra il Motorola Moto 360 e l'LG Watch Urban. Come potete vedere, esteticamente sono simili ma non troppo. Il Moto 360 ha praticamente zero bordi, però c'è la particolarità del sensore di luminosità qui che taglia il display, che non è completamente circolare, mentre G-Watch Urban abbiamo un display da 1.3 pollici P-OLED completamente circolare, a differenza del 360 che è 1.5 pollici, però come vedete in un'interfaccia bianca vedete il sensore di luminosità assente sul Urban. Entrambi montano Android Wear, vi faccio vedere anche la versione. Ora, se magari la luminosità non ci aiuta, però entriamo nelle impostazioni, informazioni di qua, informazioni di là, 5.0.2 e anche per l'Urban 5.0.2, quindi direi che possiamo uscire. Come vedete la fluidità di sistema è davvero molto simile, anche se i processori sono diversi. Qui abbiamo un Tiomap 3 davvero vecchio che consuma parecchio, qui invece abbiamo il nuovo Snapdragon 400 con dei consumi davvero molto molto validi. Tra l'altro anche la capienza della batteria è diversa, 320 mAh contro i 410 dell'LG Watch Urban. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, possiamo vederle magari al polso. C'è da dire che l'ingombro sul polso è assolutamente maggiore su Watch Urban. Entrambi i cinturini sono intercambiabili, entrambi sono in pelle ed entrambi hanno un sensore di battito cardiaco sul retro ottico. Un'altra grossa differenza è, come vedete, qui abbiamo dei pin per caricare. Ora vi faccio vedere anche l'animazione di ricarica, che è davvero simile. Questi pin servono praticamente per caricare il G-Watch, a differenza del 360 che ha una ricarica wireless leggermente più comoda, ma insomma il funzionamento è molto simile. Android Wear fondamentalmente non cambia, entrambi i sistemi operativi hanno le stesse funzioni tranne per le applicazioni di terze parti. Infatti adesso andiamo a vedere se magari LG ha inserito qualcosa, come vedete Heart Activity per il battito cardiaco, vediamo un po' se riusciamo anche a farlo funzionare. Ecco qui, come vedete ora il Watch Urban ha calcolato il mio battito cardiaco. Ovviamente la posizione non è quella giusta, però vi posso assicurare che entrambi i dispositivi sotto questo punto di vista sono molto validi. Entrambi hanno un contapassi integrato, quindi anche per attività fitness sono davvero molto molto validi. Sono entrambi resistenti ad acqua e polvere e direi che finalmente Android Wear sta trovando una forma molto elegante, per cui anche chi vuole un dispositivo tecnologico adesso può avere anche qualcosa di bello. Per techzilla.it è tutto, un saluto da Bernardo.